Un litigio per futili motivi finito in tragedia. Claudio La Sala, 24enne incensurato, è morto questa mattina in ospedale a Barletta dopo essere stato accoltellato per strada la notte scorsa. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la vittima avrebbe avuto un acceso diverbio con alcuni sconosciuti all'esterno di un bar nel centro storico di Barletta e poi avrebbe lasciato il locale dirigendosi verso la piazza del Duomo. Lì sarebbe stato raggiunto da uno o due persone, uno dei quali avrebbe sferrato la coltellata mortale all'addome per poi fuggire. Il fatto è accaduto poco dopo mezzanotte. Il 24enne è stato soccorso e trasportato in ospedale al Di Miccoli, dove gli è stata riscontrata un'unica ferita da arma da taglio all'addome. Il giovane è stato operato e trasferito in rianimazione. Purtroppo però non ce l'ha fatta ed è morto all'alba. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Barletta assieme a quelli del nucleo investigativo del reparto operativo provinciale della BAT. Gli investigatori stanno visionando le immagini della videosorveglianza e per tutta la notte hanno ascoltato persone che potrebbero aver assistito al litigio e al successivo accoltellamento. Quanto accaduto fa riemergere la necessità di un maggiore controllo della zona della Movida, spesso teatro di atti criminosi con protagonisti i giovani. Oggi ci sono due famiglie che piangono e queste cose veramente stiamo diventando un popolo, peggio degli animali, ma peggio degli animali. Cioè qui bisogna fare qualcosa, ma iniziare dalle istituzioni, da sopra sopra, perché qua siamo abbandonati da tutti, cioè succedono anche risse e poi vedete cosa succede. Io sono arrabbiatissimo, ma proprio arrabbiato. Siamo tutti addolorati innanzitutto per appunto una giovane vita che per rilassarsi, divertirsi, abbiamo perso oggi nella nostra comunità cittadina di Barletta. Questo evento è successo nel centro storico dove sono parroco, dove vivo e vivo ogni sera. Questo duplice aspetto, la bellezza di vedere ragazzi che si incontrano, che si scambiano idee, che si confrontano, ma anche dall'altra parte, ecco il difetto di una vita che non ha più regole. La mancanza di regole ci porta poi anche a questi brutti incidenti. Quindi il mio appello che faccio alla gioventù di Barletta che si incontra nel centro storico è proprio questo di riconsiderare anche con le famiglie, con l'aiuto delle famiglie, di riconsiderare che la nostra vita è fatta di regole e che la mancanza di regole poi ci porta verso questi incidenti e piangere anche delle giovani vite.